Buongiorno Castori, oggi sono sola, non è vero? C'è sempre Matteo. Siamo a... Allora, questa è una giornata, io non so bene dove siamo perché questa è una giornata, diciamo giornata regala, regala? Regala. Che stai combinando? Giornata regalo per il mio compleanno di una settimana fa che Matteo avrebbe dovuto fare, avrebbe dovuto, diciamo, pianificare questa giornata a sorpresa da passare solo noi due. Quindi io non so bene dove siamo. Buongiorno. Noi siamo Alpe d'Evero, vicino Devero. Campriolo, Campriolo. Bene, ci hai informato bene. No, è un nome molto difficile. Ok. Insomma, ho visto che per entrare qui, a parte che ci sono due gallerie, tra cui la prima, molto lunga, forse 2 chilometri quasi, tipo a caverna. Per chi soffre di claustrofobia, non è carina. E poi per accedere, a prescindere dal parcheggio, bisogna pagare una specie di tassa. Una sorta di tassa d'ingresso Sì, quasi, sì. per Non entrare. è assurdo, 5 euro tutto il Sì, giorno, nel e ci senso. sono. Però ci sono tantissimi parcheggi, tantissimi. Sì. Infatti oggi non ci sono tante persone, però immagino cosa succede qui ad agosto, tipo a Lagna, diventa una cosa assurda. Ah, diciamo anche che è l'11 di Di ottobre. ottobre. Siamo nel comune di Baceno. Infatti io non so come fanno a vivere qui. Per strada c'erano scritti tipo Pericolo vietato valanghe. accesso durante le precipitazioni, valanghe, cose. Cioè, se qui piove, sono chiusi. Allora, che ne pensi di È questo posto? bellissimo. Ti ho visto bene? Sì. Sei contenta? Auguri, amore. Grazie. Noi siamo col puntino Questo blu, puntino blu, vicino a Svizzera proprio. attaccati, guarda, questo è il confine, c'è il Sempione lì. Monte Cervino, Monte Bianco di Chamonix Mont Blanc, questa è Aosta. Aosta. Qua c'è Ciresole Reale, qui, guarda quanto siamo qua, proprio su questo piccolo corno del Piemonte. Bellissimo. Sì. Primi desiderio? Aspetta.
Mattino che fa da mulino. Mulin. Mol. Mulo. Mulin. Sono inceppata. Vai, facci vedere i tuoi poteri da asinello. Vado. Ta-da-da! Tutto sopra di lui. Perché hanno la precedenza le piedine nello zaino, quindi per forza le giacche sopra. Siamo nel posto più bello del mondo. Siamo a Campriolo, credo si chiami. Campriolo? Campriolo? Non lo so. E qui è bellissimo, cioè non solo le montagne, la bellezza delle montagne, ma qualcosa che va oltre, e ancora non siamo arrivati al punto dove dobbiamo giungere, è una cosa assurda, troppo bello qui, dovete venire almeno una volta nella vita, altro che la Torre Eiffel, la mano italiana che è in me. Abbiamo preso da mangiare l'antipasto. Quanti porzioni abbiamo preso? Una, no? Una. Una porzione. E qui fuori da questo caseificio ci sono queste sedie con una vista assurda. È un'idea carinissima. È vero. È troppo bello qui. Che bello. Le piedine mi sa che ce le mangiamo stasera. Che Non ti preoccupare, ci verrà fame. cosa stai mangiando? Il formaggio? No, ho mangiato la moschetta, mi sa. Ah, buona. Mamma, è stupendo. Io non so come fa a esistere un posto del genere nel mondo proprio. Non lo so, è bellissimo. Ce la fai ad alzarti ora? Dopo questa mangiata, l'antipasto più ricco del mondo. E il meno costoso anche. Filone di pane mi sono mangiato. Eh sì, hai mangiato tutto tu, infatti, il pane. Ecco qua, questo è il Rio delle Streghe, sicuramente viene da là dietro, dal laghetto delle streghe. Matteo mi ha vietato di utilizzare la macchinetta perché ha detto che così scarico tutta. Ho Ah sì, manca. capito, ma qui è bellissimo. Lo so. Poi al ritorno se abbiamo un po' di memoria e di batteria. Non è memoria, è la batteria il Beh, problema. ragazza giova. Da Crampiolo abbiamo proseguito verso il lago, le cui acque conservano una leggenda affascinante. Si racconta che una ragazza del luogo, disperata per le attenzioni che il suo ragazzo rivolge ad un'altra donna, chiede i favori di una strega. Questa, una donna molto comprensiva e desiderosa di aiutarla, la accompagna in una grotta, dove con la complicità di altre streghe le vengono mostrate due pozze. Chinando la testa sulla prima pozza, la ragazza vede il volto dell'amato che si invecchia, come rappresentare l'amore fugace ed illusorio degli umani, mentre nell'altra le viene mostrato un bellissimo uomo dagli occhi amorevoli, la figura di un dio, capace di donare l'amore eterno, vero e sincero. Dopo qualche attimo di confusione, la ragazza comprende il valore di questa esperienza e decide di scegliere l'amore eterno. E mentre le streghe insieme alla ragazza danzano per l'euforia, la fonte d'acqua che dà origine alle pozze prorompe in un grosso getto, sommergendo la grotta,
che sparisce pian piano formando un luogo incantevole che oggi appunto chiamiamo il Lago delle Streghe. Guarda dove siamo. Aspetta, ho preso una buca. C'è qua. Proprio mamma fino alla mia. Fine. Bellissimo. Mangi? Prima mangio la panna cotta, poi mi mangio per il tuo yogurt. No, 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 no. Se la larga il mio yogurt e mirtillo. Questa è la panna cotta e mirtillo. Sì. Guarda, sono interi. Bellissimo. Aspetta che non è a fuoco. Ecco, ora sì. Bellissimo. Va bene. Allora, recensione dell'assaggio? Alà. Alà. Una panna molto cotta. Cioè, è buona? Sono venuto. Andiamo? No. Ora siamo nella caverna. In miniera proprio. In miniera. Oh mia. Galleria strana. Non mi mette a fuoco. Si agita il mio telefono.